Qualche furfante, poco prima dell'Epifania, aveva pensato di rubare tutto l'abbigliamento sportivo dagli spogliatoi della parrocchia Angeli Custodi. Così a fornire completi da gioco, tute e soprattutto speranza, ci pensa un noto marchio sportivo. Un furto ignobile in un quartiere, il Tamburi, che vive già tanti problemi. L'optimum si raggiungerebbe con l'interessamento della politica. Questo campetto dovrebbe essere riqualificato, perché potrebbe rappresentare un punto di aggregazione sociale fondamentale. Il cuore della gente è un cuore generoso, un cuore buono e tantissime persone si sono dimostrate solidali nei nostri confronti. La Macron ha risposto generosamente e ha donato quasi tutto il kit necessario per far riprendere la scuola calcio a questi bambini. Attualmente è adesso 20-22 bambini. Ci siamo resi conto di questa... di questo furto, rientra nella filosofia aziendale e fare questo tipo di interventi di donazioni. E li ho contattati, abbiamo deciso di fare questa donazione, ci hanno dato un po' di numeri e non potevamo tirarci indietro. Persone che hanno un cuore, che hanno dimostrato da lontano di pensare anche a questo quartiere disgraziato. E il parroco ha ragione. La politica spesso non dà questo tipo di risposte, bisogna dirle, bisogna essere critici. Però io gli ho già detto che non prometto nulla, ma l'impegno da lunedì è che su questa cosa farò il massimo possibile, perché qui ci si gioca una fetta della nostra dignità e del nostro anche saper fare. Fare un campo qui significa tanto, significa togliere i ragazzi dalla strada.